Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera. Buonasera. Come vi siete rilassati per questo Ferragosto? Avete fatto una bella festa, avete mangiato bene, vi siete riempiti le pance, avete fatto bel arrosto, avete arrostito la carne, polpette, pesce, chi più ne ha più ne mette. Nel frattempo che uno si godeva la giornata, Fabrizio Romano twitta, posta, ultima offerta di Coop per Coop Myers. Coop Myers. 52 più 7 di bonus, quindi 59 milioni, praticamente i 60 milioni che chiedevano per cassa. Io sono propenso a chiudere questa trattativa, basta che si chiuda, basta che si chiuda, prendiamoci questo Coop Maradona, questo Coop Pelé, questo Coop Iniesta, perché da come lo stiamo trattando, di come l'abbiamo trattato e di quanto lo stiamo pagando, questo è un grandissimo giocatore, deve essere un top over the top. Però, voi lo sapete, non c'è un video che io non metta sempre il dito nella critica, perché la critica è, come si può dire, è il parmigiano. Vada per tutto, il prezzemolo vada per tutto. E la critica ci serve sempre, perché uno deve dire le cose. Stiamo pagando, dopo 3 mesi di trattativa, dopo 3 mesi di trattativa, quindi quando tu allunghi il brodo in questa maniera, perché allunghi il brodo? Perché pensi che poi il Percassi di turno ceda alle tue offerte, quindi lui chiede 60, tu gli fai la 45 più 5 di bonus e aspetti, temporeggi, temporeggi, pensando che prima o poi il tempo stringe, la chiusura del mercato si avvicina, il campionato ormai è alle porte, cedono e ti danno il giocatore alla cifra che stabilisci tu. E no. E qua non è così, e qua non è così, perché Giuntoli, dopo 3 mesi di trattativa, sfianganti, rottura di palle, coppa mai vicino, coppa mai non vicino, coppa mai di qua, coppa mai di là, alla fine Giuntoli che fa? Lo paga alla stessa cifra della richiesta di Paracassi. Quindi vinci Percassi e perde Giuntoli per quanto riguarda domanda e risposta. Abbiamo perso, in poche parole, 3 mesi di tempo alla fine, perché se tu lo pagavi 2 mesi fa 60 milioni, ce lo portavamo a casa, faceva la preparazione con noi, debuttava col Como, e invece adesso magari col Como non può giocare, perché adesso questo è messo fuori rosa. Non hai ritmo partita, devi riprendere un po' di preparazione. Lo hai pagato alla fine per quanto voleva Percassi. Quindi purtroppo mi dispiace Giuntoli, io non voglio essere quello che ti giudica sempre, però mi dispiace. Sono felice perché il giocatore alla fine l'abbiamo preso. Spero con tutto il cuore che Coop Myers non faccia la fine di tanti giocatori che usciti fuori dall'Atalanta poi si sono mostrati dei, come si suol dire, tutto fumo e niente arrosto, perché qua ci rimettiamo faccia, dignità e denaro. Ci rimettiamo tutto. Ci rimettiamo tutto. Vediamo adesso Percassi cosa dice
perché ancora, da quello che dice Fabrizio Romano, l'offerta è stata lanciata. L'offerta è stata lanciata, vediamo se ora per caso si convince e cede il giocatore. Ma ciò non cambia che l'abbiamo pagato dopo 3 mesi di trattativa, quando chiedeva il presidente dell'Atalanta. Ragazzi, noi alla fine siamo tifosi, giusto? I soldi non ce li dobbiamo mettere noi. Noi alla fine, giusto, che cazzo ce ne fotte noi? Vaffanculo. L'hai pagato 60, l'ho pagato 61, l'ho pagato 62. A noi che ce ne fotte, giusto? E alla fine, io mi auguro soltanto che questo giocatore cambi totalmente il volto della Juventus, che sia un giocatore che faccia il salto di qualità, che sia un giocatore che ci porti finalmente questo benedetto centrocampo ad essere un centrocampo veramente con le palle, con l'accoppiata Thuram, con l'accoppiata Thuram da classe lui. E quindi speriamo che se sono fiori, fioriranno. Tutto lì. Io ragazzi non ho più niente da aggiungere. 52 più 7. Questo io non lo so se questi bonus sono facilmente raggiungibili o non facilmente raggiungibili, io questo non lo so. So soltanto che, come dice Fabrizio Romano, e dicono che questo sia un giornalista che ha, diciamo, esperienza, sia credibile, anche se con Betolà hanno avuto, diciamo, dei batti e ribatti sull'offerta presunta di 55 milioni. Sci che diceva che non era vera, Petola diceva che non era vera. Infatti sto aspettando adesso il video di Petola per vedere se questa offerta di 52 più 7 a lui gli suona vero. Voglio proprio vedere cosa ne pensa Petola di questa offerta. Ragazzi, niente da dire, vi abbraccio. Vi voglio bene e ci vediamo domani. Ma se ci incazzate, fino alla fine, forza Juve.